Buonasera, incontriamo la psicanalista Marina De Carneri sulla questione psicanalisi e femminismo. Il dibattito in Italia mi pare un po' languire su questa questione, sulla stessa questione del femminismo, e quindi passiamo subito la parola a Marina per darci degli elementi attorno al dibattito, all'interazione tra la questione del femminismo e la questione della psicanalisi. Prego, Marina. Sì, magari se mi facevi una domanda più specifica. Comunque, sì, come hai detto tu, non c'è Posso anche dibattito, in dire, Italia non c'è. sì, ho domande più specifiche anche dopo, però la prima la Sì. lasciavo aperta apposta. Va bene. Come hai detto tu, è vero, il dibattito fra psicanalisi e femminismo langue in Italia, non è così, non è stato così, non è tuttora così nei paesi anglosassoni, anche se è così probabilmente in Francia ormai. La situazione italiana è dovuta al fatto che sia la psicanalisi sia il femminismo latitano, no? Sono due pensieri, due correnti di pensiero, due discipline, come dire, addormentate. Ecco, quindi dato che non si parla di femminismo, non si parla di psicanalisi. Dato che non si parla di psicanalisi, non si parla di femminismo. C'è da dire peraltro che la psicanalisi non è stata tradizionalmente amica del pensiero femminista, mentre il pensiero femminista sicuramente ha utilizzato Freud, ha utilizzato il pensiero psicanalitico per fare un'analisi della subordinazione femminile. Ecco. Sì, puoi indicare secondo te, cioè, qual è la molla più forte di questa assenza di dibattito? E ho apprezzato il fatto che in effetti vanno in comune questa cosa, cioè si parla poco di femminismo, si parla poco di psicanalisi e viceversa. Cioè è l'omologazione, i media, i gruppi di potere, cioè. A che livello è che viene spento maggiormente questo dibattito? Beh, diciamo che Hai in qualche idea Italia è su un paese questo? che sta. Sì, certo. In Italia è un paese che è stato tradizionalmente insomma, ostile alla psicanalisi, no? Perché il concetto di responsabilità individuale, di psiche individuale, non è mai penetrato più di tanto nella cultura, che comunque è stata ed è ancora dominata dal cattolicesimo e quindi da un'idea collettiva sotto diciamo, l'autorità di un nome del padre che poi è il nome di Dio, no? Allora, sia la psicanalisi che il femminismo, ma soprattutto il femminismo, sono nati proprio si sono sviluppati, sulla messa in discussione, no? Della parola del padre, del nome del padre. O di Dio, che poi è la stessa cosa. Sì, e c'è qualche differenza tra diciamo, le due correnti più note del femminismo, cioè quello più italiano che viene anche dall'approccio francese, che è quello detto del pensiero della differenza, che viene dalla psicanalista Luce Irigaray e dalla filosofa Luisa Muraro, no? Che tra l'altro è lei che ha tradotto il libro, insomma, che fece dibattito all'epoca, Speculum dell'Otra Femme di Luce Irigaray. E l'altro che forse oggi è maggioritario alle università, lo so per quelle dei programmi di filosofia, cioè quello che invece è il pensiero dell'uguaglianza, il femminismo dell'uguaglianza, per citarne una, la Judith Butler. Non so come si pronunci bene in americano, Butler. Certo, Judith Butler, sì. Butler. Beh, queste sono questa diciamo, separazione del femminismo, in femminismo dell'uguaglianza e femminismo della differenza,
che io anche, insomma, per molto tempo ho accettato, adesso io la metterei in discussione, ecco, nel senso che il femminismo della differenza, che come hai detto giustamente tu, in Italia è rappresentato da Luisa Muraro e in Francia da Lucie Rigaray, che poi insomma è diventata molto famosa in Italia, è stata molto seguita in Italia. Allora, questo femminismo della differenza è problematico come concetto, nel senso che non basta dire che le donne sono diverse, bisogna vedere anche come sono diverse e anche perché sono diverse. Queste sono delle domande fondamentali. Non si può, come dire, rassicurarsi di un'identità femminile. Di una diversità femminile che so, innata o spiritualmente strutturata, dandola per scontata. Io a questo punto avrei un approccio, diciamo, più marxista, nel senso che le donne sono diverse perché sono state rese diverse. Noi non sappiamo come sarebbe la femminilità se non ci fossero millenni di patriarcale, diciamolo pure, insomma, noi non sappiamo come potrebbero essere le donne, perché la femminilità com'è adesso, come diceva Lacan, è un sintomo dell'uomo. E Mi quindi sa che sì, prego. l'uguaglianza e la differenza, due falsi problemi. Ovviamente non possiamo essere uguali. Ma essere diverse non significa nulla. Allora, noi sappiamo che la femminilità è stata posta dal soggetto filosofico, politico maschile come altro, no? Come alterità. E quindi anche da Lacan stesso è stata così, posizionata come diversità, come differenza assoluta, no? L'altro dell'uomo e la donna. Cosa vuol dire però questo? Che la donna è l'oggetto dell'uomo, la donna è l'oggetto di conoscenza dell'uomo. Quindi viene rimessa in questa posizione subordinata. Quindi anche questa posizione è intrinsecamente maschilista. Non va bene, non va bene neanche questo. Allora io proporrei un approccio femminista, Prego. marxista, ma nel senso di vedere perché le donne sono diventate quel che sono diventate, senza dare per scontato che quello che sono è giusto. Ma bisogna seguire singolarmente tutte le dinamiche sociali, culturali e politiche che le hanno fatte diventare quello che sono diventate. Questa è una cosa che la psicanalisi non ha fatto a sufficienza, anzi ha fatto molto poco, e se l'ha fatto nel momento in cui le femministe, per lo più americane, ma anche Lucy Gray ha fatto un buon lavoro con Speculum, questo è un lavoro che è stato fatto dalle femministe, non dagli psicanalisti. I psicanalisti hanno sempre mantenuto tutto sommato un atteggiamento superiore, dicendo che poi queste donne, queste femministe hanno delle isteriche. Questa è l'accusa. Le femministe sono delle isteriche, hanno l'invidia del pene oppure l'invidia del fallo, che è la stessa cosa, e quindi insomma devono essere curate. Questa è la posizione standard della psicanalisi. Anche di Lacan, anche se Lacan ha avuto dei momenti illuminanti, uno di questi è quello di dire appunto che la donna è un sintomo dell'uomo. Però poi dopo aver detto questo ha praticamente agito come se questa fosse una dura necessità. Sì, la questione è proprio, diciamo, quella delle obiezioni che il femminismo ha sempre fatto all'elaborazione della questione. Insomma, la chiamo con i termini, anch'io la chiamo con i termini che gli sono stati dati, no? Ci sono testi anche di Perrier e di altri sulla questione della sessualità femminile, no? Ovvero che si è distinto tra, perché è già problematico quello comunque, si è distinto tra sessualità maschile e sessualità femminile, poi si è distinto tra omosessualità femminile e omosessualità maschile, e non è proprio stata appunto. Io so che è una questione un po' tecnica e difficile, ma insomma, se
mi pare che è quello che ci resta da affrontare, ma gli sono state poste, diciamo, delle obiezioni politiche, delle obiezioni ideologiche, delle obiezioni intellettuali, ma non mi pare che ci sia chi abbia svuotato questo marchingegno che c'è, rimane in Freud, lo accenno appena, no? Freud dice in analisi terminata e interminabile, come si voglia tradurre questo testo, analisi finita e infinita, e dice che rimane questo masso roccioso della psicanalisi, no? E dice la protesta virile, voilà, la protesta virile, e c'è anche l'aspetto maschile, la protesta virile per i maschi e i penis Snyder, che sarebbe più giusto anche per me è chiamarlo invidia del fallo più che invidia del pene, perché non è invidia del pene. Se si vuole porre la questione, e sarebbe quello. Ora, leggendo proprio testi, ma soprattutto di psicanaliste, non proprio testi di femminismo, dove non ho una lettura recente, emerge come si attengono a questo schema. Una psicanalista che da anni interviene in modo anche interessante per altri aspetti dell'analisi, ma è, per dir così, una fedelissima di questo schema che dà la Freud in quel testo, e che Lacan dà nel suo seminario dedicato appunto alla sessualità femminile, che è questo seminario dal titolo Ancora. In Ancora lui dà quattro formule della sessuazione e dice... È un'ipotesi, ma che è diventata dogma però nella psicanalisi, e dice com'è che un uomo si mette dalla parte dell'uomo o dalla parte della donna. Si schiera dalla parte delle donne. In italiano, sì. E come la donna si schiera dalla parte delle donne o dalla parte degli uomini. Formule che darebbero l'omosessualità femminile e l'eterosessualità femminile, e che darebbero l'eterosessualità maschile e l'omosessualità maschile, non c'è nulla. Ora questo nulla, questo vuoto teorico sarebbe da indagare, perché non è così. La sessualità stessa, forse attribuendola all'uomo e alla donna, cercando una specie di antropologia sessuale, io penso che ricada nei problemi teorici che si affrontano. Quando la sessualità è qualcosa che riguarda il fare, e ciascuno rispetto a questo fare è libero, c'è un varco dove questo marchingegno che in Lacan diventa la funzione fallica non tiene. Io la esploro da altre parti, la esploro rispetto a quella che altri, e non io, chiamano teologia politica. E siccome non c'è la teologia politica, c'è anche la teologia senza più politica, dovremmo dire che c'è una sessualità, e se vogliamo ancora chiamarla così, non è che sia difficile, ma c'è una sessualità femminile, c'è una sessualità maschile, che non può che essere solo a specchio conforme o difforme del fallo, no? Ne discutiamo qualche volta, non c'è questa funzione fallica, è storia, è sedimento di un governo da millenni, no? Allora, la funzione fallica c'è nella misura in cui è il potere maschile, no? Cioè non si può negare che esiste un potere maschile. Allora, la mossa di Lacan di dire no, non è il pene, è il fallo, mette quantomeno, cioè ha tanti problemi, ma ha il vantaggio di mettere sotto il riflettore il fatto che esiste il fallo in quanto simbolo di potere, cioè il potere è maschile. Allora, poi Lacan fa anche una serie di giochini con questa cosa, perché poi lui trasforma la presenza, cioè il fallo come presenza, in assenza, no? Cioè il fallo non è più quello che uno ha che indica il suo potere, ma è quel che manca alla madre. Non so se è presente questo giochetto che Lacan fa. C'è in Freud proprio nel testo sul feticismo. Sì, ma
il fallo quello che sarebbe. manca alla madre Pardon, poi sì. diventa però qualsiasi cosa, no? Cioè diventa l'oggetto, Sì, insomma, diventa qualsiasi l'oggetto del oggetto. desiderio. Allora, ho perso un po' il filo di quello che tu volevi chiedermi, però esiste un fatto Non è universale, esiste un semplice. fatto universale che è la presenza del dominio maschile storicamente. Che è stato universale. Quindi non è neanche vero che uno può, come hai detto tu, come diceva Lacan, schierarsi liberamente dalla parte degli uomini o dalla parte delle donne, che Per quantomeno me è una le donne barzelletta vengono questa, eh. ridotte ad essere donne, vengono obbligate ad essere quello che sono e gli uomini vengono invece incanalati in un'altra direzione. Questo a livello di sistema simbolico, no? Quindi non esiste questa libertà. La libertà. Cioè noi siamo abituati a credere, ci cioè abituano a credere che la sessualità è libera, è una scelta personale, è qualcosa di intimo, qualcosa di così, fondamentalmente nostro e che noi possiamo come dire, declinarla come vogliamo. Non è vero, non è vero. Cioè, c'è un campo che è assolutamente dominato dal discorso simbolico, culturale, è la sessualità. Cioè, questa libertà interiore. Ci viene venduta fra l'altro, no? Dal capitalismo comunque, non esiste, viene influenzata da tutto, ok? Quindi uno non è poi così libero di scegliere la sua sessualità, non è, anzi forse non è libero affatto. E diciamo pure che diciamo, la strategia culturale. Come dire, maschile, diciamo patriarcale, è stata quella di rendere alcune cose desiderabili e altre cose non desiderabili. Il corpo femminile è sempre desiderabile in quanto corpo. Il soggetto femminile non esiste perché esiste solo il corpo femminile. Ok, già questa è una, come dire, una manovra simbolica che ha avuto una, come dire, un potere transistorico enorme. Sì. No, Adesso non so, siccome poi mi fermo qui se hai qualche. cioè io cercavo, diciamo, proprio di entrare in queste questioni Sì. rispetto a dove, diciamo, funzionano sia in modo normativo, ma anche potrebbero anche non essere prese in modo normativo. Io vedo la sessualità sempre una storia di normatività. C'è sempre, la sessualità è il terreno dove più siamo normativizzati. Anche nelle nostre trasgressioni, soprattutto nelle nostre trasgressioni, noi siamo al massimo dell'obbedienza alla legge. E poi infatti si vede che le trasgressioni sono tutte culturalmente codificate. Cioè Sì. uno si illude, il maschio soprattutto, si illude di trasgredire quando in realtà scegli una serie di atti erotici o di strategie erotiche, di oggetti erotici, comunque sono codificate dalla sua mascolinità, che non è sua, ma è, come dire, simbolica, ok? Non si capisce poi perché l'omosessualità maschile, per esempio, dovrebbe essere più libera dell'eterosessualità e non lo è generalmente. Quindi, per vedere se esiste una vera sovversione di questi codici bisognerebbe proprio andare nell'analisi, ecco, nell'analisi individuale, vedere se una certa scelta sessuale è veramente un punto di libertà o no. Guarda, io sono molto scettica, nella maggior parte dei casi non lo è. D'accordo questo, ma allora riformulo ancora questa domanda. So che non è difficile e per una volta avranno queste questioni difficili. Diciamo che l'omologazione, allora, l'omologazione della formazione degli psicanalisti, no? Porta all'accettazione del nome del padre, del paternalismo Certo. in tutte le sue forme, anche quelle che non vengono più ritenute tali. Io faccio Esattamente, una nel modo più citazione virulento. io faccio una citazione dal libro del manifesto della psicanalisi. Abbiamo parlato anche con Alessandra Guerra che ha promosso la traduzione di questo libro. In questo libro c'è nella prima pagina l'introduzione e dice questa frase: la faccia nera del transfer che sigilla la sottomissione al superio. Ecco. Nella nozione di superio, indipendentemente che esista o che non esista,
e chissà anche che cosa voglia dire che esista, che non esista, c'è un concentrato ideologico attorno a un termine teorico che, come dire, innesta tutta questa tematica come se fosse struttura. Allora, ecco l'invito. Siccome nella stessa psicanalisi ci sono a più riprese delle cose che vengono dette sono fantasmi, non struttura. Chiaro che il fantasma ha una sua logica, ma un conto è dire che c'è una cosa e un conto è dire che l'esistenza di questa cosa, per esempio, sia fantasmatica. Perché se è un fantasma, come ciascun fantasma, potrebbe avere le condizioni di articolarsi, di dissiparsi. Se io vado in analisi perché ho la sensazione che sono la reincarnazione di Napoleone, può anche darsi che arrivo a articolare qualcosa e mi ritrovo in un altro itinerario dove chissà da dove mi è venuta, oltre che dalla scuola e dalla famiglia, questa questione di prendermi più o meno per Napoleone. Ecco, a me pare che nella psicanalisi gli stessi psicanalisti si prendono per Napoleone. Questo nome del padre non è fantasma, è legge, ma la legge della parola è un'altra, perché nessuno riesce a padroneggiarla la parola. È rispetto a questo non padroneggiamento che invito a leggere queste cose io, i nostri colleghi psicanalisti. I psicanalisti si sentono Napoleone come... cioè la psicanalisi fa parte della cultura come qualsiasi altra cosa, quindi i psicanalisti sono accecati dai loro pregiudizi culturali come chiunque altro. Allora noi speriamo che lo fossero di meno, però in realtà poi è una cosa difficile e lo sono in misura anche maggiore vista la non influenza del discorso psicanalitico, per esempio in Italia, no? Allora diciamo come dire, i deliri di onnipotenza seguono da un complesso di inferiorità. Poi vogliamo dire che il nome del padre, cioè questo, come dici tu, il complesso di Napoleone, fa parte dell'identità maschile, cioè che ogni maschietto poi alla fine ha sempre questo sogno di identificazione verticale con il superio, se vogliamo, e che quindi questa verticalità, questa piramidale è costituente, è costitutiva dell'identità, della costruzione sociale dell'identità maschile. Su questo non c'è analisi, non c'è stata sufficientemente analisi da parte degli psicanalisti, perché poi alla fine la salvezza è sempre nell'identificazione con il nome del padre, o no? Sì, tuttavia, se capisco bene la questione lì, tuttavia, se Freud e la psicanalisi che ha inventato sono tutt'oggi osteggiate, messe da parte, e anche perché pur in questa struttura, e tra l'altro pur nelle assunzioni di questo discorso a partire dallo stesso Freud e poi da Lacan, ha avanzato ha proposto delle cose interessantissime rispetto alla società. L'analisi che Freud ha fatto, per esempio, che ha fatto dell'esercito e della Chiesa. Allora io autoinvito gli psicanalisti. Scusa Giancarlo, ti interrompo perché non vorrei usare ancora l'argomento. La psicanalisi ha fatto moltissimo per queste cose, ma ha fatto molto poco per le donne. Perché è vero che la psicanalisi è nata sul discorso isterico, è vero che in un certo senso la psicanalisi è stata inventata dalle donne nel momento in cui chi era? Bertha von Pappenheim, ha detto lei, ma signor Freud si è zitto, adesso parlo io, ed è nata la talking cure, no? È stata inventata dalle donne. Però c'è anche da dire che questo discorso isterico alla fine non è stato capito dagli psicanalisti, perché l'hanno patologizzato. Cioè, queste erano isteriche. Ricordiamoci che Freud, dopo una prima teoria dell'isteria come effetto delle malattie sessuali infantili, l'ha abbandonata e ha detto no,
esiste solo fantasmi. Allora, ok, con questa mossa Freud ha scoperto l'esistenza del fantasma, è d'accordo, ma scoprendo l'esistenza del fantasma ha anche negato che ci fosse una molestia sessuale, le molestie sessuali sul femminili, abusi femminili, e quindi per scoprire una cosa ne ha nascosto un'altra, e questo è sempre stato l'andamento della psicanalisi, scoprire qualcosa nello stesso momento ricoprire, è sempre stato questo, perché quando Freud per esempio diceva, parlando della libido, no? Dicendo che quella maschile, cioè la libido di partenza è attiva, però nell'uomo rimane attiva e le donne devono imparare a renderla passiva, ha scoperto un'enorme verità, no? Però l'ha presa come un dato di fatto, come un dover essere, come il giusto modo di essere. Esatto. Quindi non come un fantasma. La psicanalisi ha sempre fatto questo rispetto alla questione femminile, cioè ha scoperto delle cose, le ha sbattute in faccia ai bravi borghesi, gliel'ha sbattuto in faccia, ha scandalizzato, dopodiché però ha proceduto a rassicurare tutti, cioè dobbiamo bene così va bene, deve essere così. Quindi lo stesso discorso è stato fatto con le isteriche, e lo stesso discorso è stato fatto anche da Lacan. Lacan certo a un certo punto ha parlato di desiderio come intrinsecamente isterico, eccetera, però poi ha messo le donne fuori dal simbolico, facendo finta di farmi un favore, dicendo ma voi siete veramente libere, no, un attimo, sono escluse, essere escluse dal discorso non è essere libere, come voleva farci credere Lacan, cioè il discorso deve comunque allargarsi anche agli oppressi, non si può dire il discorso è tutto e poi al di fuori del tutto ci sono queste creature senza legge che sono le donne, e che va bene, non sanno parlare, hanno bisogno dell'analista perché non sanno quello che dicono, perché così dice Lacan, non sanno quello che dicono, hanno bisogno di un analista. Cioè, questa è una mossa assolutamente… A proposito del godimento femminile, lo dice, sì. Assolutamente prepotente, lo dice in Ancora nel seminario. Sì. Quindi anche lì c'è un discorso di dire, è vero, no? L'ordine simbolico è stato finora, è sempre stato maschile, ma è così. E anzi, voi che ne siete fuori dovreste essere più contente perché siete più libere. Vabbè, insomma, come dire, siete contente, Marina, di essere oppresse. Marina, siamo alla chiusura. Allora, invitiamo a scrivere scritti non rassicuranti. a scrivere degli scritti liberi. Insisto, se ciascuno osa una lettura che va nel senso delle aperture, almeno non stiamo lì a raccogliere le chiusure della psicanalisi, e forse avremo appunto dei contributi che vanno in direzione, insomma, della dignità e dell'etica, no? E quantomeno ha dedicato concludere con una cosa che, sì? Come abbiamo detto all'inizio, cioè in Italia il pensiero femminista, che in effetti in buona parte è stato prodotto da femministe americane, inglesi e anche australiane, anche canadesi, è sconosciuto. Cioè, e questo tipo di pensiero ha fatto larghissimo uso della psicanalisi, ma in Italia non è mai arrivato. Allora, perché la psicanalisi possa rinnovarsi, perché si possa avere una psicanalisi critica, che è poi il mio progetto, perché si possa avere una psicanalisi critica, bisogna leggere anche queste persone, bisogna leggere perché hanno dato un contributo enorme, che non è stato raccolto in Italia, perché siamo ormai in un paese molto provinciale, molto insulare e anche molto arretrato, questo mi dispiace dirlo, ma insomma è così. Ecco, questo per concludere. Bene. E ti ringrazio. Grazie. E al prossimo incontro, alla prossima conversazione. Grazie Giancarlo.